Io mi sono assunto un po' più di grado, mi capita spesso nella vita, e questo è uno di quelli, e devo fare la radiografia di una crisi, devo parlarvi di una tragedia. Dunque non vorrei fare, che mi si dice, qualcuno mi dice sono una persona ansiogena, può darsi che sia vero, che genero ansia, però io spero nello stesso tempo alla fine di potervi dare quantomeno un senso di prospettiva. Allora, il periodo del 2009-2013 è stato caratterizzato da una drammatica contrazione delle entrate del tumore in sangue. Guardate, questa analisi non vuole essere una giustificazione di Zoccarato, alla fine vedremo e vedrete perché. A fronte di un intollerabile aumento delle tasse, i motivi principali: la riduzione dei trasferimenti dello Stato e della Regione, la crisi degli incassi del casinò, una scellerata politica dei rifiuti e una riduzione di redditività del festival. Noi abbiamo portato i dati 2012, così siamo tranquilli, perché quelli 13 sono ancora in uso. Allora, rapidissimo, i trasferimenti dello Stato e della Regione, non sto a spiegarvi il motivo, ma penso che chi è qua sappia di cosa stiamo parlando, si sono ridotti dal 2009 al 2012 da 10.300.000 a 2.700.000. Cioè, in sostanza, ci sono 7.500.000 di trasferimenti in meno. Voi mi direte, nel 2013 è andata meglio? No, nel 2013 è andata molto peggio, nel senso che i 7.500.000 sono diventati 12.000. I proventi del casino nel comune di Sanremo dal 2009 al 2012 sono scesi, adesso non mi vado al dubbio perché poi mi dicono parlo troppo, ma se voglio siamo a 21.572.000 euro in meno, il che significa che i trasferimenti dallo Stato Regione dal casino al comune di Sanremo si sono ridotti in 4 anni della cifra di 29 milioni, guardo la signora Valetta, se dico qualcosa di sbagliato mi tranci, sono 29.146.659. Come sono andati a questo punto i tributi locali e le tariffe a Sanremo? Perché, già quello che voglio dire dopo, i nostri amministratori hanno perso la testa. Ma io capisco che sia abbastanza normale perdere la testa. Il problema di fronte ad altri come questi, cioè se ti vengono a mancare 29 milioni di euro su un bilancio di 82, non so se rendo l'idea, è evidente che uno perde la testa. Allora, ha perso la testa, ma non è che lo giustifico. Se perdi la testa vai a casa. Se perdi la testa devi andare a casa. Se perdi la testa i cittadini di Sanremo lo devono mandare a casa. E l'aumento totale del 2012 sul 2009, vi evito la tragedia IMU, proventi dei servizi pubblici, addizionale IRPEF e quant'altro, l'aumento totale delle tasse e delle tariffe è stato di 22 milioni, che significa, facendo un conto rapido, da 37 milioni a 59, significa circa il 60% in più. Guardate che a livello nazionale non è vero che le tasse e le tariffe sono aumentate del 60%, a livello nazionale le tasse e le tariffe sono aumentate del 15-20%, dunque c'è un problema Sanremo, cioè la crisi di Sanremo nella crisi nazionale. Questione dei rifiuti, dicevo una politica scellerata, le spese del servizio sono passate da 12 a 14,5, le entrate TARSU da 10 a 14,5. Noi siamo persone serie, l'altro giorno mi ha telefonato un funzionario che mi aveva apprezzato il suo atteggiamento, nel senso che noi cerchiamo di dire la verità. In politica talvolta la verità è meglio non dirla, alcuni anni abbiamo deciso che la verità è meglio dirla. Allora diciamo, no, sui rifiuti, che una parte degli aumenti sulla TARSU sono dovuti a un obbligo di legge per cui il comune ha dovuto incrementare, e dunque siamo a circa 1.900.000, cioè che chiunque avrebbe dovuto fare, no? Qualsiasi amministrazione ci fosse stata, ma le scelte di questo signore che ci hanno amministrato in questi anni, il punto 2, hanno determinato un aggravio sui costi del servizio dei rifiuti di 1.852.000 euro, il che significa che dovete ringraziare questi amministratori per un rincaro di questa natura. Il resto glielo vogliamo abbonare perché siamo persone per bene. L'andamento della spesa corrente complessiva significa che, cerchiamo di stare più o meno nei tempi, che dal 2009 al 2012 c'è stata effettivamente, cercato disperatamente in questo casino generale, di ridurre la spesa di 2.500.000 euro. Guardate, io questa mattina mi sto sforzando di spiegarvi questi dati, ma non perché mi diverto in maniera particolare,
ma io credo che l'essenza della nostra prospettiva, delle nostre scelte, delle nostre dinamiche future stia in questi termini. Cioè, nessuno si può permettere di dire che è facile amministrare questa città, nessuno si può permettere che è indolore amministrare questa città, e questi saranno i temi che vi andrò a illustrare. Accennavo alla riduzione all'inizio dell'appeal del festival. Guardate, il festival vendeva nel 2009 10.200.000, nel 2012 ne ha resi 8.500, con questo colpo incredibile che questo suonato si è fatto di fronte alla RAI, andando col cappello in mano, disperato, perché io gli ho contestato l'altro giorno che se ci avesse detto le cose, noi che siamo persone serie, avremmo tutti insieme, saremmo andati a Roma a cercare di trovare un sistema per affrontare il nodo del patto di stabilità legato ai proventi della casa da gioco, che è un tecnicismo che vi risparmio, ma abbiamo scoperto, oggi l'ho scoperto io due giorni fa perché me l'hanno detto in riunione, che questa legge che tutti davamo per scontato non sarebbe stata, non c'è stata. Vedo che la senatrice Albano, ma nessuno ci ha detto di intervenire sul piano politico, perché quest'uomo che è affetto da megalomania intendeva gestire da solo e voleva salvare da solo la città. Il risultato, come aveva detto Leandro prima, che il prossimo anno ci abbiamo un buco grosso così. Allora, a questo punto un po' di conti, e i conti sono che a fronte di 31.947.000 euro in meno, che è una follia, di tutti i minori trasferimenti al casinò dallo Stato, dalla Regione, dalla RAI, abbiamo 25 milioni in più da maggiori tasse e da tagli sulla spesa corrente. Ma la tragedia, e piange pure lui, c'ha ragione. La tragedia nella quale ci stiamo trovando è che la differenza negativa, prossimo slide, tra le minori entrate e questo diluvio di tasse e di tariffe che in qualche modo questi personaggi si sono inventati, significa che mancano ancora 6.800.000 euro, mancavano nel 2012 6.800.000 euro, che aggiunti, in un altro mi guarda un po' perplesso, 6.800.000 euro che aggiunti a un tecnicismo, comunque maggiori rimborsi di prestiti di 900.000 euro, determina uno squilibrio nel bilancio del comune di Sanremo nel 2012 di 7.796.000. Il che significa che, a proposito di buchi, direi che non sono messi. Voi direte il 2013 è andato meglio, come dicevo prima, no, il disavanzo quest'anno è sceso, anche lì per un tecnicismo, a 6 milioni di euro. Il che significa che in prospettiva noi dovremo trovare una soluzione a questo problema. L'avanzo d'amministrazione che è stato utilizzato in questi anni non è ripetitivo, diciamo, per semplificare, sono risparmi degli anni passati, ci stiamo ormai vendendo altro che l'oro di famiglia, l'argento e pure il rame delle caditoie, perché ormai non sappiamo più come fare. Come dicevo prima, ha perso la testa in presenza di una situazione che noi valutiamo eccezionalmente difficile, sarebbe stato eccezionalmente difficile per tutti, ma anziché cercare una reazione di tutta la città, tanto la città, la macchina comunale, le minoranze, che tutto sommato siano risuonate, ma siano dei bravi ragazzi, si è incaponito a mettersi contro tutti, anzi la verità vergognosa è che ha messo tutti contro tutti, o perlomeno ha cercato di mettere contro tutti, ha cercato di mettere l'opinione pubblica contro i gruppi, e che ce n'è anche per loro, no? Però voglio dire, non era corretta l'impostazione, ha cercato di mettere i fruicultori contro l'opinione pubblica e via di questo passo. E questo, guardo l'Anna Serena, e questa è una cosa che non è tollerabile, non è tollerabile. La vicenda di questi giorni del festival, che però non è che la punta dell'iceberg, perché ci sta l'incendio del mercato annonario, ci sta la vendita reiterata dei beni, cioè in sostanza lui ha voluto fare da solo. E quando un tapino come sottoscritto ha cercato sul mercato annonario di dargli una mano, e qualcuno lo sa, tant'è vero che l'ho insultato pubblicamente di fronte al mercato dei fiori, si è sentito dire: ma di cosa ti stai impicciando? Perché questa era la logica di queste persone, che non capiscono che qualcuno possa voler bene alla propria città a prescindere dagli schieramenti politici. E allora ha ucciso, senza rendersene conto, perché un padre che mangia i suoi figli, senza rendersene conto, perché perlomeno ci sono dei padri che hanno mangiato i propri figli nascentemente, lui neanche se ne rende conto,
e allora ha distrutto il volontariato, o sta cercando di farlo. Vedo gli amici animalisti, ma non solo, vedo, penso a chi sta vendendo l'apparato delle associazioni, vuole vendervi la Mercedes per San Martino, vuole fare un compadre che sta mangiando i propri figli, distrugge il patrimonio culturale della città, Villanger, l'orchestra sinfonica, le famiglie con l'aumento delle tasse e delle tariffe, le categorie economiche e le risparmio, i commercianti, come diceva Faraldi, col taglio dei parcheggi. Sembra un po' invasato, ma quando ti dico di stare in 10 minuti, ovviamente, che sforerò come ha sforato lui, però perlomeno sto cercando di darvi un senso di pathos, ma perché in realtà la situazione è questa. Vi vorrei dare un dato che tutto sommato è significativo, anche se apparentemente banale. Se le tariffe sono aumentate, come avevo dimostrato prima, in maniera enorme, ma le tariffe del sociale si sono ridotte drasticamente, gli introiti, cioè da 1.700.000 si è sceso a 1.500.000. Cosa vuol dire? Vuol dire che la politica scriteriata di questi signori ha fatto sì che la gente o non sia stata in grado di pagare queste tariffe e dunque ha rinunciato al servizio, o ha ricorso a escamotage, ma in ogni caso siamo in presenza di politiche che portano a risultati opposti a quelli che si vorrebbero. Tutto è stato mercificato da questa amministrazione. Questa amministrazione ha cercato di fare cassa su qualsiasi cosa. Ieri sentivo la televisione al gruppo, perché sento abbastanza volentieri, uno psicologo diceva che le pratiche di solo rientro dal deficit sono stupide. Ed è vero, sono stupide, perché significa che la politica di recupero rispetto al deficit determina una contrazione dei consumi, una contrazione delle risorse delle famiglie, un'involuzione complessiva e la perdita di ricchezza e la negazione di ogni prospettiva di recupero rispetto alla crisi. Ed è quello che a Sanremo è avvenuto colpevolmente. Io sono stato il padre del progetto Pignamare assieme ai colleghi la Cassini, altri del Consiglio Comunale, ma la pratica l'ho portata io. Io disconosco pubblicamente quel progetto perché è stato stravolto. Corso Mombello non è stato fatto come doveva essere fatto, doveva essere previsto un altro tipo di impostazione, una rambla, eccetera, eccetera. E queste sono cose incredibili che quest'uomo ha rinviato, proprio come diceva Faraldi, in funzione di una presunta campagna elettorale che perderà, ma che perderà per la sua incapacità e per la sua furbizia di voler affrontare i temi. E in questa assenza di progettualità, niente sulla Pigna, niente su Valle Armea, niente su Bussara Vecchia, niente sul porto, sui cantieri, tanto strumanzati, dopo 5 anni non hanno fatto nulla di nulla. Niente sulla protezione idrogeologica, le fogne, il rilancio del corso, ma vabbè, l'avete capito. Allora, noi ci siamo messi a disposizione della città. Uno ci può credere, non credere, noi abbiamo fatto dei ragionamenti, ci siamo massacrati, ci siamo messi a disposizione. Abbiamo proposto dei documenti di confronto su Pignamare, sulla crisi delle fogne, gli abbiamo dato noi la risposta tecnica di come risolvere quel problema. Il risultato, il ringraziamento sono stati il manifesto delle Cupe e Secchiello. Questo è stato il ringraziamento a un Partito Democratico che si era assunto la responsabilità di affrontare una crisi. Il confronto della riorganizzazione sul sistema Sanremo, abbiamo votato all'unanimità un ordine del giorno che nulla ha avuto. Il confronto sulla convenzione festival, gliela abbiamo scritta noi, perché ci sembrava giusto dare il gas ai cittadini. Bellini a questo punto ha scritto a mille persone, spero che qualcuno sia presente, sappia che Bellini non ha fatto assolutamente niente. Abbiamo proposto il confronto sul casinò per i contratti di solidarietà, eccetera, 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 perché devo giustamente votare. Giocarato l'ha fatto, ha subito questa nostra iniziativa, perché non poteva certamente farne a meno. Quando ha potuto è scappato. Quando ha potuto è scappato perché aveva problemi psicologici e problemi politici, nel senso che quando uno non sa fare politica deve sfuggire al confronto dei soggetti a cui che cercano di confrontarsi sulla realtà. Ma che cosa è successo però? Abbiamo anche cercato doverosamente di fare quell'azione di controllo e contrasto che è prevista nella funzione della minoranza. E dunque abbiamo fatto ricorso sui bagni azzurri al TAR, perché volevamo e vogliamo l'accesso libero al litorale della nostra città. Siamo un po' comunisti, come ha detto qualcuno, però da questo punto di vista io, che non mi sento francamente, perché non avevo mai militato, pur rispettando questa tradizione, ritengo di rivendicare questo tipo di approccio ai beni comuni. Siamo stati intransigenti sulla difesa della pubblicità dell'acqua,
e dei rifiuti, siamo stati intransigenti contro questo inceneritore che questo personaggio ci voleva portare a Sanremo, guardate che ci ha pensato e ci ha provato, a prescindere anche da questioni di carattere ideologico, sarebbe una follia sotto il profilo economico, perché non sta in piedi in un bacino di 200.000 abitanti. Abbiamo fatto gli esposti sulla quinta che diceva Leandro, abbiamo fatto gli esposti sul tiravolo e il palafiori per impedire il conferimento a Sanremo Promotion, che sarebbe stato una tragedia nazionale, tant'è vero che si sono presi paura. Abbiamo fatto gli esposti sull'appalto della Tarsu, abbiamo fatto eccetera, abbiamo fatto esposti sugli artifici contabili di questi signori. E allora che cosa vi posso dire? Vi posso dire che Zoccarà, nella migliore delle ipotesi, ha nascosto la polvere sotto il tappeto. Ma nella peggiore delle ipotesi, e deve essere chiaro, ha avvelenato il pozzo. Zoccarà non ha saputo scegliere, per di più si è circondato di persone non a livello, ma probabilmente non è questo il problema principale. Non ha saputo scegliere. E a questo punto passatevi ancora 2 minuti per dirvi come la penso io sulla situazione che si è venuta a creare. Penso di potermi prendere questo articolo, e cioè per affrontare la situazione drammatica di Sanremo certamente occorre mantenere l'attuale pressione fiscale generale inalterata, cioè chi vi dice riduciamo le tasse mente sapendo di fronte alla situazione che c'è, però bisogna ridurla drasticamente nei confronti di chi la paga, e dunque bisogna ridurre il costo dei rifiuti, che è uno dei problemi strutturali di questa città. Bisogna combattere drasticamente l'evasione e l'elusione fiscale e bisogna ridurre il costo dei servizi ottimizzando la gestione dei servizi stessi. Tralascio, come si potrebbe dal nostro punto di vista, gestire il ciclo dei rifiuti, perché sostanzialmente lo sapete anche, perlomeno una buona parte di noi, poi noi come le mie famiglie un po' ci dedichiamo, ma non a questo. Quindi occorre sapere scegliere e soprattutto sapere operare delle scelte. Allora io credo che oggi la scelta fondamentale, quelle scelte a cui mi riferivo prima, che Zoccarà in realtà come l'asino di Guridano, dice non sapeva mai come, non gli ho voluto dare l'asino, no, intendevo l'asino di Guridano, bisogna fare sostanzialmente le opzioni sono i due tipi. Credere nell'intervento pubblico, che voi mi direte fa fine l'impegno, no, in realtà è esattamente l'opposto, perché oggi fa fine non impegna a credere nel privato, no? Allora, fa fine non impegna, ma credere nell'intervento pubblico, ragazzi, significa mettersi dei carichi sulle spalle e andare avanti in un certo modo. Allora dico, ci vuole una forte progettualità pubblica, un forte intervento pubblico nei processi caratterizzati da situazioni di monopolio, dove non è accettabile questa presunta ricerca del mercato e comunque da assenza di mercato, penso, una forte capacità di trasformare le rendite di posizione in azioni dinamiche, penso al casinò, dove bisogna avere il coraggio di fare delle scelte che non sono state fatte, e Zoccarato ci ha portato 21 milioni di deficit di casinò, di minori interessi di casinò sulla schiena, e l'asino a questo punto, l'asino sì, il mulo dei cittadini di Sanremo ha dovuto sopportarsi il carico che ha fatto. E dunque verifica e controllo dei costi e benefici della spesa pubblica, motivare i dipendenti pubblici, reinternalizzare alcuni servizi, come dice spesso il mio amico Salesi, e anche se su altre cose non siamo d'accordo, ma certamente questo è importante, legare le risorse ai risultati, attivare la redditività dei beni pubblici, sostenere l'economia, il turismo ha bisogno di una cura shock, in questo momento 50% dei dipendenti degli alberghi sono in cassa integrazione, non percepiscono lo stipendio, non ci rendiamo conto della crisi incredibile in cui sta precipitando la nostra città, mantenere in mano pubblica i beni strategici, mantenere in mano pubblica i beni strategici, non accettare la privatizzazione, o altrimenti introdurre delle ricette liberiste, neoliberiste, paraliberiste, è una scelta, è una scelta, ci va il coraggio di farla, è una scelta che sostanzialmente caratterizzerà i prossimi giorni dei dibattiti e del dibattito in questa città. Dunque, ho concluso. A questo punto è inutile che vi dica come queste scelte che faremo condizioneranno pesantemente il futuro di questa città.
etica e realismo. Io mi sono concluso la frase, voi sapete che nel nostro partito ci sono delle posizioni diverse su come affrontare questo tema, siamo un partito serio, non facciamo polemiche di fronte a pubblica opinione, discutiamo, vogliamo il massimo confronto e poi alla fine, sulla base del massimo confronto, verranno prese decisioni che verranno rispettate da tutta, nelle varie etiche. Allora, etica e realismo politico impongono che scelte che incidono sulla carne viva dei cittadini devono essere condivise e concordate con loro. Questa è la mia personale posizione. La posizione di altri è probabilmente leggermente diversa e la rispetto. Il dibattito che si svilupperà nei prossimi giorni all'interno del mio e del vostro partito ci dirà come poter affrontare le sfide incredibili che ci aspettano nel prossimo futuro.